Ma lavorate anche voi per la Fashion Week? Giorno di speak in italiano. Ah no, ma come sei italianissimo? Ma sì! Quanto tempo ci vuole per cercare un abito, per prepararsi? Two weeks. A due settimane? Le sì. Modelle mangiano questo? Anche le caramelle vanno abbastanza. Non chiedono cose strane, no? No, in realtà no, solo se le scarpe sono strette le fa male. La scarpa stretta fa male a tutti. Esatto. Il cerotto nella caviglia, glielo raccomando, eh. Bene. Sa dove lo mette? Qua. Da dietro, qua, qua. Esatto. Esatto. Benedetta Barzini, grandissima modella, grande... No, bellissima. Normale. No. Per lei c'è sempre l'emozione come la prima volta? Assolutamente. Perché sai, è un unicum, se sbagli... Lei ha lavorato qui in una sfilata, che lavoro fa signora? Faccio la manicure. Come sono queste unghie? Tenute bene o no? Perfette. Meno male, le faccio da solo. Ma no. Allora trovo un altro lavoro, andiamo a lavorare insieme signora, che meraviglia! Grazie al nostro Massimo Tosi. Allora, ma torniamo qui in studio con la nostra Ilaria Capponi. Allora, femminilità, leggerezza, cosa ci raccontano le sfilate di questi giorni e soprattutto come sarà la prossima stagione estiva? Noi, come dire, siamo già proiettati nell'estate prossima con ovviamente la Fashion Week. Sì, la Fashion Week serve proprio a dare un'idea in generale, no? Di quelle che saranno le previsioni di tendenza e siamo tutti lì a guardare che cosa andrà il prossimo anno, con un anno di anticipo, quindi abbiamo tutto il tempo necessario per poterci munire dei must have della stagione. Quest'anno abbiamo già visto in sfilata il ritorno del look sailor e quindi tutto ciò che è abbinamento sportivo con look casual. Bellissimo secondo me il fatto che la moda stia toccando anche i tailleur e comunque l'abbigliamento da ufficio. Questo perché la moda ovviamente è uno spaccato della società, certo. Le donne, e noi donne imprenditrici vanno in ufficio ed ecco che in passerella si ritrova anche questa realtà. No, dicevamo ieri anche tante trasparenze, però insomma per le donne moderne di oggi in effetti le trasparenze insomma vanno e non vanno, non sono così tanto comode, però magari se si ha una serata divertente quello sì insomma, però assolutamente certo, sì. In ufficio al lavoro si va come dicevi tu, comode, dobbiamo essere comode e belle. Infatti vedo belle. Le tue scarpe bellissime però basse, senza quindi tacco, brava. Ragazzi, perché... ho scelto la comodità. Allora, però cerchiamo di capire anche cosa c'è oltre le passerelle, come si sveglia, come si passano le giornate appunto durante la settimana della moda. E tu insomma che hai sfilato per tanto tempo e continui a farlo ancora oggi, insomma ci devi raccontare un po' quali sono i retroscena poi di tutto questo luccichio che vediamo in questo mondo così patinato della moda. Beh, la cosa meravigliosa è che quello che arriva in passerella è frutto, e sono pochi secondi, è frutto di tantissimi mesi di lavoro, tantissime persone che sono dietro ad aspettare, a lavorare, a produrre e a sognare e progettare quel momento. Un po' come i giochi olimpici, se vogliamo, no? La preparazione ad una gara. Tutto sta nel preparare, tutto sta nell'anticipare, tutto sta nel proiettarsi in quella che poi è effettivamente uno spettacolo, perché quella a cui stiamo assistendo è proprio la messa in scena di un'interpretazione della moda, che non è solo l'abito, ma è appunto un insieme di valori. Come si prepara una top model, una modella a questa settimana? Perché, insomma, lo dicevamo, sembra una cosa semplice, ma non lo è per niente, perché in pochi minuti, in pochi secondi, insomma, bisogna dare il meglio di sé, no? Lo dicevano prima anche nel servizio di Massimo Tosi. E tra l'altro c'è da dire che non è una settimana, ma sono ben quattro, perché poi si uniscono le quattro big four, se vogliamo chiamarle così, sì, della moda, che sono tutte consecutive, certo. Quindi è un mese in cui il modello, la modella che sia, si preparano mesi prima per arrivare al top della forma fisica, perché ovviamente è con l'immagine che si lavora, ma soprattutto per creare un'immagine di sé interessante per piacere al mercato e quindi agli stilisti, direttori creativi che vogliono dare un'immagine, un'interpretazione del capo. E certo, e poi prima insomma di questa esibizione naturalmente bisogna, o comunque di dormire. Tutte queste settimane bisogna dormire, poi? Dormire è già utopia, perché i ritmi sono elevatissimi, ci si dovrebbe rilassare, adesso vanno di moda quei meravigliosi patch che io ho provato, ma tutti questi miracoli su di me non li ho visti, quindi la stanchezza si sente. A me sembra proprio di sì, posso dire, perché non sempre per niente truccatrici, stanca, sante truccatrici subito, però ecco, diciamo che si cerca di alimentarsi nel modo giusto. Ecco, si l'alimentazione riesce. È fondamentale, perché ovviamente essendo ritmi elevatissimi ci si deve per forza nutrire e si deve cercare però di rimanere
abbastanza attivi, quindi sicuramente non la coratella con il fagiolo prima della sfilata, però si deve cercare appunto di avere una dieta equilibrata e ricca di vitamine per insomma un po' stare come su. Gli atleti, dicevamo. Grazie Ilaria Capponi, in bocca al lupo per questa Fashion Week milanese e poi scappo per le prossime subito. Torno subito a Milano. Grazie mille, adesso andiamo